Cari quadisti, buongiorno. Stavamo passando e passeggiando siamo stati attirati da un profumo di salamino, da un qualcosa di enogastronomico. Vediamo. Lei, buongiorno. Ma lei è vero che è il preparatore enogastronomico del miglior pilota d'Italia? Sì, sì. Cosa lei sta fornendo? Io direi compagno di merende. Pagni e paciani, eccola qua la coppia. Se la metteci un po' di peso, sennò qui dopo è troppo facile. Cari quadisti, Nicola Montalbini. Nicola, una battuta a bruciapelo. Ti abbiamo visto combattere quest'anno con i più grossi campioni d'Italia, con i più grossi campioni d'Europa, campioni con i quali hai combattuto in Europa nel campionato europeo e che hai anche battuto più volte. E ti abbiamo visto questa gara dover combattere con una gloria rientrata da un grosso infortunio, e questa gloria era veramente aggressiva. Era meglio avere è più controllabile un grande campione internazionale o è più controllabile il Giova a pochi metri di distanza? Chiaramente Cupri è un bravissimo pilota, quindi sicuramente è molto più difficile tenere un pilota dietro come lui. Però Giova abbiamo visto molto carico, ha tanta voglia, quindi è sempre un avversario difficile. Avete fatto una grande gara e principalmente abbiamo visto il Giova riuscire a tenere il tuo passo, pur andando di controllo, lo guardate, però il Giova c'è, insomma. Giova c'è, e noi l'aspettiamo. Nicola c'è sempre, perché l'aspettavamo tantissimo, poi in previsione delle nazioni, che chiaramente ci serve una spalla. Ricordiamo campioni delle nazioni 2010, Nicola Montalbini, Emanuele Giovannelli e Mattia Torraco, e anche quest'anno si ripresentano per cercare di difendere il titolo e portare l'Italia sul gradino più alto del podio. Nicola, di questo trofeo delle nazioni. Beh, guarda, quest'anno sicuramente sarà difficile, perché comunque riconfermarsi campioni è sempre più difficile che diventare. Però siamo tutti molto fiduciosi, perché comunque siamo cresciuti tutti quanti, siamo comunque una squadra molto unita, molto combattiva, e quindi saremo a vedere. Nicola, un grande in bocca al lupo per gara 2, ti aspettiamo per un'intervista direttamente in parco chiuso, e facci sognare col magico Giova. Grande Nicola, complimenti. Signori.